Checco Zalone ha licenziato la sua ex compagna, Mariangela Eboli, dall'azienda Mlitz, dopo la fine della loro relazione. La Eboli era l'amministratrice unica dell'impresa che organizza gli spettacoli di Zalone. Il comico avrebbe votato a favore del licenziamento durante un'assemblea ordinaria, con il supporto della madre Antonietta Capobianco. Mariangela riceverà solo 30.000 euro di indennità per il mancato preavviso. La separazione professionale suggella la fine della storia tra Checco Zalone e Mariangela Eboli, dopo che un'indiscrezione aveva rivelato la rottura sentimentale. Zalone ha deciso di chiudere anche i rapporti lavorativi con la madre delle sue due figlie, Greta e Gaia, con il consenso della madre del comico. Durante un'assemblea della Melz, di cui Zalone possiede il 95% e la madre il 5%, è stata deliberata la revoca dell'amministratrice unica e il pagamento di un'indennità di 30.000 euro. Il legame tra Zalone e Eboli, iniziato nel 2005, si è concluso con il licenziamento dell'ex compagna. La storia era iniziata con un incontro in una pizzeria, dove Mariangela cantava e Zalone le aveva proposto di cantare nei matrimoni. Dopo aver avuto due figlie insieme, dopo la partecipazione di Mariangela a un cameo nel film di Zalone, Che bella giornata!